Sono Raffaele Casciaro, direttore del Dipartimento di Beni Culturali e vorrei introdurvi brevemente alla nostra collezione di opere d'arte contemporanea, una collezione iniziata nel 1996 dal professor Lucio Galante, quando il Dipartimento, allora Facoltà di Beni Culturali, era presso l'ex monastero degli Olivetani. Grazie all'intervento dei colleghi Letizia Gaeta e Massimo Guastella, la collezione ha seguito lo spostamento del nostro dipartimento, che adesso si trova nell'edificio qui alle mie spalle. Quindi, come introdotta da quest'opera che vedete qui alle mie spalle, il resto è dentro l'edificio del dipartimento, dove nel tempo, dalle 40 opere del nucleo originale, si è ulteriormente arricchita grazie all'apporto del MAP, Museo dell'Arte del Presente, diretto da Massimo Guastella, e anche del TASC, sempre diretto da Guastella, che è il laboratorio di arte contemporanea che è sempre alloggiato in questo edificio e che quindi è una compresenza di una parte di ricerca, di didattica e anche quindi di collezione. Una collezione di cui siamo molto orgogliosi e che siamo anche contenti di poter offrire al visitatore. Se si vuole affacciare presso di noi, sarà sicuramente benvenuto. Vi ringrazio. The Queen's Underground nasce nel 2014 ed è espressamente pensata per il luogo in cui è stata poi collocata. La scelta di questo grande modulo, ovvero il cubo, che ho sempre prediletto nella mia ricerca artistica per la razionalità di forma e la scansione dello spazio immateriale, soprattutto quando parliamo poi di scultura, che è l'arte della materia e dello spazio per eccellenza, non è casuale, innanzitutto perché può essere vissuta dallo spettatore che può attraversarla, e poi perché esteticamente vuole contrastare questa ascesa frenetica di tante presunte regine con l'armonia di una forma superiore, il tutto come trasposizione delle stupide ambizioni che ci circondano quotidianamente. Il progetto della CDAC, la collezione d'arte contemporanea nata nel Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento nel 1996, è principalmente finalizzato alla conoscenza, alla messa in valore e alla tutela della vicenda artistica in terra d'Otranto, che è di fatto il territorio di maggiore interesse dell'Università del Salento, nel confronto ovviamente con il dibattito culturale artistico nazionale e internazionale. Il percorso, sin dalla sua istituzione, così come fu pensato dai professori Lucio Galante e Gino Rizzo, era quello di rendere l'esperienza dello studente universitario, visitatore, fruitore di questa collezione, assai più intensa che quella col rapporto con il manuale e con la riproduzione fotografica. Una esperienza diretta, in un corpo a corpo, con l'oggetto artistico, con la sua fisicità, per meglio conoscere, per valorizzare al massimo la situazione artistica e culturale del territorio, di cui i nostri studenti hanno sicuramente una discreta informazione. Ma sintesi, per l'appunto la mia sintesi, l'ho realizzato nel 1996. È un'opera che potrei collocare nella terza fase del mio periodo astratto informal. In quest'opera mi avvalgo della memoria per catturare spazi di identità dove trasferire il gesto ormai subito, quasi sintetico. I segni, i graffi, le parole, le scritte, gli oggetti con il colore immersivo, quasi fosse un lago blu ftalo oltremare. Credo che sia opportuno innanzitutto ricordare che il primo nutrito nucleo della collezione d'arte contemporanea, della quale fu mia preoccupazione pubblicare il catalogo, è nato nell'ambito dei programmi di ricerca del Dipartimento di Beni Culturali e grazie alla generosa disponibilità degli artisti invitati a donare una o due opere che ritenevano particolarmente rappresentative della loro esperienza artistica. L'opera è un lavoro tutto giocato in trasparenza. L'immagine costruita viene proiettata su uno schermo di cui registro alcune varianti cromatiche. Al nucleo di opere donate riunito a Borigine nel 1996
1996, con passione e non comune ostinazione dal professore Lucio Galante, poco più di una trentina di pezzi, furono selezionati dallo studioso salentino, provenienti per la maggior parte da un'area geografico-culturale, così potremmo definirla, qual è la Terra d'Otranto. In quest'area, che al di là dei luoghi comuni ha sempre mostrato una sensibilità culturale, una non comune creatività, una forte sensibilità estetica, emerge questa significativa produzione artistica che sicuramente ha travalicato i confini provinciali. Se penso ad alcuni dei nomi presenti in questa collezione, Sandro Greco e Corrado Lorenzo, Enzo Miglietta, Uccio Biondi, Vittorio Balsavre, lo stesso Spanò, solo per citarne alcuni tra quelli presenti con loro opere donate alla CDAC, la collezione d'arte contemporanea dell'Università del Salento. La luce solare è bianca, ma dopo il passaggio attraverso un prisma essa emette in evidenza tutti i colori esistenti nel mondo visibile. Quindi la luce è una miscela di colori, per cui questa consisterebbe in una miscela di altrettante specie diverse di corpuscoli quanti sono i diversi colori. La luce consiste in corpuscoli oppure è un fenomeno ondulatorio? Che cos'è la luce? La partita è tutta da giocare. La possibilità dell'esame diretto ha consentito da subito e consente tuttora agli studenti di apprendere il procedimento di realizzazione delle opere, quali le tecniche, i materiali e i contenuti, di coglierne la ricchezza e varietà dal punto di vista dei valori artistici e soprattutto di rendersi conto che esse delineavano una periferia sicuramente vitale, per nulla immobile o addirittura ritardataria. La collezione, ormai trascorsi quasi 25 anni, si può vederla con un'angolazione storica, sia per la presenza di opere eseguite negli anni 60, 70, 80 e sino agli anni 90, il nucleo fondante, sia perché alcuni autori come Vittorio Balsavre, Corrado Lorenzo, Giovanni Dell'Anna, Pietro Liaci, Renato Centonze, Natalino Tondo, Enzo Miglietta sono scomparsi in anni recenti. Da quando sono curatore scientifico della CDAC si sono aggiunte una decina di opere provenienti dalle attività espositive che abbiamo tenuto qui in università, per esempio la mostra antologica dedicata al maestro Pietro Guida, un artista di origine campana ma manduriano, pugliese, salentino d'adozione, e poi anche la personale a lui dedicata presso il rettorato. Agli Olivetani si tiene pure la mostra Foglie Barocche di Salvatore Sava e un sasso giallo della sua produzione è collocato proprio nel monastero degli Olivetani. La mostra voleva documentare attraverso una serie di installazioni color giallo fluorescente alcune problematiche ambientali, quali la desertificazione del territorio dovuta alla xylella fastidiosa, l'avvelenamento del suolo e il deterioramento della pietra leccese ad opera di alcuni prodotti chimici usati durante la fase di restauro. Gli alberelli erano anche sonori.
oggetti estetici come questo mio ferro non si possono capire né spiegare chiaramente soltanto guardandoli, senza cioè il rimando all'originaria rigorosa metodologia progettuale. Ho tratto alcune immagini, ho realizzato queste opere, ma dalle immagini degli affreschi traggo nuove immagini. Della collezione erano già allora previsti il potenziamento e la sistemazione funzionale. Il primo seguendo la via delle donazioni, la seconda per consentire ancora l'utilizzazione didattica. Inutile infine ribadire che alla base del progetto v'era la convinzione che solo la conoscenza diretta delle opere può far acquisire agli studenti la consapevolezza del loro valore. Tutta la composizione è come sospesa metafisicamente. Non piove da mesi e la grande nuvola bianca, in un cielo vagamente estivo, è incerta se piovere o no. L'opera Trasmutazione numero 3 polimaterico su tela raffigura la visione aerea immaginaria di un piccolo borgo. Sono icone speculari che nascono dal bisogno di investigare sul passato reinterpretandolo in maniera nuova. E ancora abbiamo le opere di Sergio Lietti, di Alonso Castelluccio, di Giovanni Carpegnano, dedicate alle mostre che sono state ordinate qui in Università per loro. Una ricerca sull'individuo e sull'identità, sul ciclo di azione appare invertito dalla creazione. E altre opere ancora stanno giungendo e vengono dal MAP, il Museo Mediterraneo dell'Arte Presente, che è un progetto museale di una spin-off dell'Università del Salento, e tra queste opere la Pala d'Altare di Giuseppe Ciraci, realizzata nel 2015 in un progetto che coinvolse la Chiesa delle Scuole Pie a Brindisi. La passione per la figura umana, una delle linee guida della mia pittura da sempre, esplode in questa tela nella grande torsione del corpo, presentando in primo piano una figura maschile, di spalle, seduto su una sedia. Il riferimento alla sua natura divina è nell'appena accennato profilo dell'ala disegnata in bianco a destra. Il progetto museale CDAC si inserisce ora in un progetto di rete museale per l'arte contemporanea tra diverse sedi universitarie. Cito ad esempio l'Università Vanvitelli della Campania, con la quale abbiamo avviato relazioni di studio di ricerca su collezioni d'arte contemporanea di recente istituzione. Per le prossime acquisizioni è ora previsto un orientamento più eterogeneo che guarderà anche ad artisti fuori dal territorio che saranno selezionati da una commissione di colleghi del settore. L'orientamento sarà ora quello di affiancare a questa scelta territoriale, che sia chiaro, non è mai stata una scelta riduttiva, alcune testimonianze di ricerca di altri artefici nazionali, non solo nazionali, dell'arte contemporanea. Sempre tenendo a distanza il mainstream del sistema dell'arte e il business commerciale del contemporaneo, che poco hanno a che fare con la metodologia della ricerca scientifica dell'arte contemporanea in una sede universitaria. La divulgazione di questa raccolta di opere d'arte contemporanea avviene in un sito alternativo ai canoni museali, inteso innanzitutto quale luogo didattico, sede di formazione, di educazione alla storia dell'arte contemporanea, che
che accoglie i visitatori che sono stati, sono e saranno principalmente gli studenti dell'Ateneo Salentino, in particolare i ragazzi che frequentano i corsi di beni culturali, di lettere e di filosofia, e non solo, perché la collezione d'arte contemporanea dell'Università del Salento è aperta e fruibile per tutti.